Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi il video più richiesto dell'anno. No, scherzo, probabilmente sì in realtà, perché me lo chiedete veramente sempre, non tutti i giorni, ma quasi, sia qui su YouTube che su Instagram, cioè il video dove vi faccio vedere finalmente la mia collezione completa di profumi. Allora, come sapete, la mia collezione è sempre in movimento. Ne vendo tanti, ne acquisto altrettanti, ne regalo altrettanti, quindi tra 2 settimane o tra un mese potrebbe tranquillamente essere diversa perché mi piace proprio cambiare e ne approfitto anche per farvi vedere leggermente la mia camera perché come sapete se avete visto altri miei video io sono una persona un velo ossessiva e ogni mese, 2 mesi circa devo girare tutta quanta la mia camera e cambiare tutto perché mi stanco di vedere le cose così, quindi tendo proprio a girare tutto quanto e a cambiare. E quindi dato che ho cambiato giusto l'altro giorno quasi tutti quanti i mobili della mia camera, ho pensato magari di approfittarne finché è ancora tutto quanto più o meno in ordine per farvi vedere la mia camera leggermente, giusto un minutino, e poi farvi vedere la mia collezione. Oggi ovviamente vi farò vedere tutta la mia collezione completa e anche profumo per profumo vi dirò ovviamente i nomi. Non mi soffermerò su ogni profumo, vi dirò semplicemente il nome, al massimo se mi va qualche nota, ora vedremo come va il video, perché se no veramente stiamo qua 15 anni. Piuttosto stavo pensando di iniziare a fare dei video specifici su uno barra due profumi alla volta, quindi se sono magari flanker l'uno dell'altro posso anche metterli insieme, ma se no parlare di un profumo alla volta o una casa alla volta, quindi fatemi sapere se può interessarvi, magari che faccio un profumo dedicato a una casa specifica e vi faccio vedere tutti i profumi che ho di quella casa, se ovviamente ne ho più di uno, se no poco vale, oppure anche fare dei video specifici solo di un profumo, magari più veloci, quindi 5-10 minuti, senza perdersi troppo, ma dove comunque impiego tutto il tempo per dirvi cosa ne penso di un determinato profumo. Bene, senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito e vi faccio vedere appunto la mia camera e la mia collezione di profumi. Bene, eccoci qua, questa qui è la mia camera, come potete vedere qua c'è il lettone con i miei 65 cuscini, qui niente di che, foto, una candelina, ovviamente il vetro sporcato dalla candela, ci sta, bisognerà pulirlo, le mie tendine rosa. Qui più o meno è cambiato nel senso che ho messo la scrivania qui davanti, perdonate che c'è un po' di casino, lì c'è il treppiede, lì c'è la luce, l'iPad, l'acqua, insomma, fazzoletti, varie robe, per fare in modo che quando filmo ho qualcosa a cui appoggiarmi, quindi è molto comodo. Non è il massimo che sia in mezzo alla stanza, però a me non dà assolutamente fastidio. Di qua c'è lo specchio, questo qui era come era messo anche l'altra volta, borsa di lavoro, scatole di lavoro, varie borse, giubbotti, cose. Qui sotto in questo angolino c'è frullatino. Hello! E qui niente, un'altra roba, insomma. Cose varie, casino là sopra. Sì, l'unica cosa particolare è che qui ci sono tante le mie mini taglie, quindi adesso prendo la ring light e ve le faccio vedere. Bene, così adesso con la ring light si vedono decisamente meglio. Qua ci sono appunto tutte quante le mie mini taglie. Non c'è niente di nuovo in realtà, è tutte quante cose che avete già visto. E niente, quindi avevo già fatto anche un video su tutte le mie mini size, se vi va di andarlo a vedere, l'avevo fatto un paio di mesi fa. E ora invece passiamo alla parte interessante, quindi dove sono messi tutti quanti i miei profumi. Li ho inseriti in questo mobile dell'IKEA, perdonate la ciotola dell'acqua del cane a fianco. È un mobile dell'IKEA, ora non ricordo come si chiama, comunque vendono i cubi direttamente, quindi potete scegliere se 4, se 2, se 6, se 8, quanti cubi volete, insomma, io in questo caso ne ho scelti 8. I primi 6 sono liberi con dentro i profumi, gli altri 2 sotto lì sono chiusi perché tengo tutti i profumi di cui magari non mi piace tanto la confezione. Comunque, nella parte qui sotto ci sono alcuni decori vari, se non qui, che in questa bellissima scatola dei biscotti della fortuna, non so se ho dell'aglio o cosa, sono piena di campioncini, quelli che devo ancora provare, quindi cose nuove o che mi sono arrivate o che ho acquistato. Qui invece, in quest'altra scatola che è quella lì di MFK, eccola qua, e qua dentro ho un altro botto di campioncini, quindi o questi qui confezionati o anche semplicemente quelli liberi, quindi un sacco di cose miste. Allora, iniziamo con questa parte qui sopra. Qui abbiamo questo vassoietto dove ho messo diversi profumi che preferisco tenere qui perché magari o non ci stanno a fianco agli altri o sono di forme strane. Come ad esempio questo qua di Sei Miyaki, il Drop di 6, deve essere tenuto appoggiato a terra, quindi.
non mi piaceva che occupasse tanto spazio insieme al resto. Poi ho il Temptation di Eisenberg, come sapete questo qua è un profumo che adoro perché era la mia signature scent di tanti anni fa e quindi ha un posto veramente speciale. Poi c'è il Melting in Love scent di Kiko della linea Sweet Affairs, questo qua è super buono. E infine il mio Note Vanillée amato e venerato di M. Micalef. Questo qua era un vecchio tester, infatti come potete vedere è scurissimo ed è oltretutto la vecchia confezione. Quella nuova invece è questa. Come sapete questo qua è uno dei miei profumi preferiti in assoluto, una delle mie vaniglie preferite e amo questo marchio. E come potete vedere i colori sono l'opposto uno dall'altro, perché questo qui è quello nuovo, quindi appena fatto, appena uscito da qualche mese. Questo invece è la confezione vecchia, che probabilmente anche è rimasta fuori molto molto tempo e quindi si è scurita tantissimo negli anni. Qui sopra invece ho tutta la mia collezione dei travel size, quindi 10, 15 ml, 5 ml. E infatti fatemi sapere se per caso potrebbe interessarvi un video dove vi faccio vedere tutti quanti i miei vari travel size. Questi sono un paio di campioncini che sto utilizzando negli ultimi giorni. Questo qui è Gentle Fluidity Gold di MFK, questo qua invece è Gypsy Water di Byredo. Qui invece tengo un portacandela, un sacco di altri campioncini sfusi, come potete vedere c'è il disastro. E niente, colleziono anche i campioncini perché ovviamente sono molto utili e quindi mi piace tenerli là. Poi questo è un vecchio profumo di mia mamma che tengo principalmente come ricordo perché penso abbia una trentina di anni. È un profumo al caprifoglio, sia lei che io amiamo questa nota. Ed è, penso, l'unico profumo che lei abbia mai avuto, perché non è assolutamente un amante di profumi. E come potete vedere, a parte la confezione super vintage, il profumo all'interno è praticamente olio, il poco che è rimasto, le ultime gocce. E ovviamente infatti non ha più l'odore di una volta, però si vedeva che era di qualità appunto perché era a base oleosa. Qui abbiamo in esposizione i miei due anellini di Andromeda, questo qui non c'entra niente. Se la seguite su TikTok sapete di chi sto parlando, lei fa appunto tutti quanti questi gioiellini, sono bellissimi, mi piacciono un sacco e quindi li tengo in esposizione di solito quando non li indosso, anche se li porto veramente spesso. Per quanto riguarda la suddivisione dei profumi, ho deciso di suddividerli per colore. All'inizio li avevo suddivisi per brand, poi li ho suddivisi per occasione, però ho visto che secondo me suddividendoli per colore era la cosa migliore da fare perché sono un po' più visivamente più carini. Iniziamo con il primo cubo contenente il colore rosso e dorato. Qui davanti abbiamo Angel Share di Kilian, buonissimo. Alien Essence Absolue, praticamente una versione estremamente più dolce e ambrata di Alien. Baccarat Rouge 540, estratto di profumo, stupendo, lo indosso anche oggi. E Tom Ford Lost Cherry. Nel frattempo il mio vicino ha deciso di mettersi a tagliare l'erba. Vabbè, spero che non si senta troppo e che non dia troppo fastidio. A me dà fastidio, ma vabbè, ok, non importa. Continuiamo. Qui dietro abbiamo l'intro di Givenchy, questo qui è il Rouge. Qui abbiamo Rouge Malachite di Armani Privé. A fianco Vanilla 28 di Keyali, mio prefe. E Libre Intense di Yves Saint Laurent. Dietro a questo c'è By the Fireplace di Replica. Keyali Invite Only Amber 23. Sì, di Giorgio Armani, l'Intense del 2021, se non sbaglio. Velvet Vanilla di Mancera. E in fondo, nell'ultima fila, abbiamo Rouge Smoking di MFK, Orchide Vanille di Van Cleef & Arpels, Changing Constance di Penhaligon's e Jazz Club di Replica. Procediamo invece con questo, che sono colore più o meno giallo dorato e trasparenze. In prima fila abbiamo Valentino Donna, Gabriel Essence di Chanel, Baccarat Rouge 540, Eau de Parfum classico di MFK, Libre originale classico Eau de Parfum. Qui dietro abbiamo Note Vanillée di M. Micalef, il mio amato, Amiris Femme di MFK, Honeysuckle and Havana di Jo Malone, e qui vedete un buco perché ho già fatto lo spazio per un profumo che dovrebbe arrivarmi, spero questa settimana, massimo la prossima, perché lo sto aspettando da impazzire, perché praticamente dopo il mio ultimo video di wishlist che ho fatto la settimana scorsa, se non sbaglio, uno dei brand di cui parlavo che io amo alla follia e oltretutto c'è un suo fratellino proprio in questo reparto,
mi hanno scritto su Instagram per chiedermi se volevo appunto che mi inviassero quel profumo per poterlo provare, dato che hanno visto nella mia wishlist. Vi farò un video quando mi arriverà, vi farò vedere qual è, vi farò anche capire quanti infarti ho avuto uno dietro l'altro quando mi è arrivata la notifica di questo messaggio, perché penso veramente di aver perso 5 anni di vita dall'angoscia, perché non me lo aspettavo. È un brand che amo e sono veramente super super esaltata della cosa. E quindi niente, ho già riservato un posticino per lui lì, e so che sarà bellissimo lì. E vabbè, quindi ve ne parlerò. Qui dietro abbiamo Scherzo di Miller Harris. Devo ancora parlarvi di questo profumo perché lo sto ancora testando. Non sono ancora 100% sicura che faccia per me. Eventualmente lo venderò, però comunque volevo parlarvene perché ultimamente sta andando molto di moda su TikTok. A fianco abbiamo Eau d'Huile di Diptyque, Prada La Femme e il mio amato Keyali Deja Vu White Flower. Nell'ultima riga abbiamo questo che, come al solito, non so pronunciare, quindi vi faccio vedere il suo bel nomicino e la sua in realtà bellissima confezione. A parte le mie ditate, è veramente stupenda questa confezione qua da vedere. Peccato che il profumo duri poco poi sulla pelle, perché è veramente buono. Poi c'è il mio amato Chaga Food, cioè quanto odio questa confezione, la cosa peggiore è che ogni volta che la tocchi lascia le impronte digitali. A fianco abbiamo Tesori d'Oriente, Ambra e Tonka, buonissimo. E ultimo lì nell'angolino c'è Rose Gourmand di Zara, adoro. E questa era tutta quanta la sezione dei dorati e trasparenti. Qui sotto abbiamo i miei rosati, bellissimi. Iniziamo con Valentino, Donna Born in Roma, Mongerland di Guerlain e Mongerland Intense, sempre di Guerlain, le due sorelline, My Way di Giorgio Armani. Qui dietro abbiamo il Hibiscus di Zara, super buono, Coco Mademoiselle Intense di Chanel, Chloé Nomade Eau de Parfum e R.E.M. di Ariana Grande. Non sono ancora convinta di questo profumo, purtroppo quasi nessuno di Ariana Grande mi ha fatto impazzire. Sulla mia pelle si comportano in modo strano, quindi non lo so, però ormai ne ho già usato un po' che venderlo non ha senso. Per riprendermi cosa? 10 euro, tanto vale che me lo tengo per quelle due volte l'anno in cui magari mi verrà voglia di usarlo. Subito dietro abbiamo il Mon Paris Eau de Toilette di Yves Saint Laurent, Si Fiori di Giorgio Armani, Keyali Sweet Diamond Pink Pepper e Narcotic V di Naso Matto. Nell'ultima fila abbiamo Idol di Lancôme, questo qui è il classico Eau de Parfum. Dietro troviamo il mio amato Delina, a fianco La Belle di Jean Paul Gaultier e nell'angolino Idol Aura di Lancôme sempre. E questi qua sono tutti quanti i rosati. E subito a fianco abbiamo tutte le nostre boccette nere bellissime. In prima fila abbiamo Jasmine Sambac and Marigold di Jo Malone e sempre di Jo Malone Dark Amber and Ginger Lily, Versace Crystal Noir Eau de Toilette e Coco Noir di Chanel. Dietro troviamo Tom Ford Noir Parfum 60 al blush, sempre di Tom Ford, a fianco The Only One Intense di Dolce Gabbana e Narcisse Rodriguez For Her Eau de Toilette. In terza fila abbiamo Fleur de Peau di Diptyque, Velvet Rose and Oud di Jo Malone, il mio amato Oud for Greatness di Initio e Noir Extreme di Tom Ford. In fondo abbiamo Carolina Herrera Good Girl Supreme, Kingdom of Dreams di Lauren Mazzone, Good Girl Légère sempre di Carolina Herrera e Black Orchid di Tom Ford. E queste erano tutte le boccette nere. Andiamo giù e qui abbiamo un po' un misto, alcune tra il verde e l'azzurro, le altre, queste due file qui sono un po' misto mare, profumi a caso. Iniziamo qui da davanti, abbiamo il Cloud di Ariana Grande, che anche questo non mi ha fatto impazzire, non so perché, su di me è molto sintetico come odore, dura anche molto poco. E a fianco abbiamo Chanel Chance Eau Fraîche, perfetto per l'estate. Dietro troviamo Juliette Azzagan per Inc. e a fianco Ocean di Gioia di Giorgio Armani. Più dietro ancora c'è Gucci Memoir d'un Odeur, come sapete lo amo, e a fianco il Bubble Bath di Replica, un altro dei miei preferiti. E qui in ultima fila troviamo Under the Lemon Tree, sempre di Replica, e Apple Juice di Zara. Nell'ultima fila invece di questi c'è Into You For Her di Calvin Klein e Juicy Couture Gold Couture. Qui avanti invece abbiamo Fashionably London di Zara, vediamo se si riesce a vedere, e Velvet Orchid di Tom Ford. Qui abbiamo God is a Woman di Ariana Grande, non so ancora anche questo se mi convince, a parte la confezione come tutte quante le altre di Ariana Grande purtroppo sono bruttissime. E questo profumo ancora, anche qua, non so ancora se mi convince, per il momento lo sto testando. E a fianco abbiamo Wild Vanilla Orchid di Floral Street.
In prima fila invece troviamo Alien di Mugler e Black Opium Nuit Blanche di Saint Laurent. Nel prossimo cubo abbiamo alcuni profumi, questi di qua, ambrati e dorati, questi di qua invece un po' misto, bianco, trasparente, non sono riuscita purtroppo a metterli bene, perfettamente insieme. Qui davanti abbiamo Girl of Now di Elisab. Questo profumo non lo do via semplicemente perché la confezione mi piace tanto, ma ultimamente veramente non sono riuscita a portarlo perché mi dà nausea e molto mal di testa, essendo che è estremamente dolce. Però la confezione mi piace talmente tanto che me lo tengo almeno per adesso. E a fianco troviamo Stronger With You Intensely di Giorgio Armani, che è buonissimo. Subito dietro c'è Lalique Soleil, buonissimo e confezione veramente spettacolare. Olimpia di Paco Rabanne. Dietro invece abbiamo il mio amato Miss Dior Eau de Parfum, questa è la versione 2017. E a fianco il Chloé Nomade Absolue de Parfum. In ultima fila abbiamo il Terra di Gioia di Giorgio Armani, buonissimo, e i Whispers in the Library di Replica. Nell'ultima fila di questi invece abbiamo il Peony and Blush Suede di Jo Malone e You Were Someone Like You di Italie Blood Orange. Dopo troviamo Love Don't Be Shy di Killian e il nuovo Chloé Nomade, questo qua è Eau de Parfum Naturel. Lo sto ancora testando, vi farò sapere cosa ne penso. Qui dopo abbiamo Eau de Sense di Diptyque e il mio amato l'intro di Givenchy. In prima fila invece troviamo Juliette Azzagan Non de Parfum e Pure Mask di Narciso Rodriguez. E questi erano tutti quanti i miei cubi. Passando invece alle ultime due ante qui sotto, non prendete paura, ma qui abbiamo tutte quante le acque profumate, qui invece tutti i profumi di cui o non mi piace la confezione o non stavano bene con il vibe di quelli esterni, insomma. Allora, qui abbiamo lì in fondo tutte le mie acque profumate di Bath & Body Works. Qui davanti invece sulla sinistra abbiamo le mie 5 acque di Green Tea di Elizabeth Arde e in mezzo alcune cose miste, come potete vedere ad esempio c'è anche il profumino per capelli di Mulac. Qui abbiamo i miei 3 Sol de Janeiro, quindi il 62, il 40 e il 71, li amo e non vedo l'ora di provare anche il 68 che è appena uscito perché dovrebbe avere il vibe di Baccarat Rouge e quindi mi intriga un sacco. Lì dietro poi ci sono alcune cose miste, tutti quanti i miei 5-6 tesori d'Oriente. Qui davanti dei profumini Bonbon Malizia, in realtà sono insulsi nel senso che sono molto plasticosi, molto sintetici, durano pochissimo, però le confezioni mi piacciono talmente tanto che non resisto. E qui invece abbiamo tutta quanta la mia sfilza dei Victoria's Secret. Di qua invece appunto abbiamo tutti quanti i profumini un po' o che le confezioni non erano il massimo, che non ci stavano bene con i colori, oppure qua ci sono anche tutte quante le equivalenze, quindi lì in fondo abbiamo Royal Life e Divine, qui davanti abbiamo alcuni Edo profumi e qui dietro nelle varie scatole ci sono diversi Discovery Set. Alcuni ve ne ho già parlato, altri no, ma quelli che riesco insomma li tengo qui dietro. Altri invece li ho smontati e ho messo in giro i vari campioncini o magari regalati. Bene, questa era la mia collezione di profumi, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Io vi mando un mega bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!